Fifi, ciao amici tutti, benvenuti alla 23esima edizione del Social Giornale. Ciao amici. Beh, inizia subito Matilde a spiegarci l'opificio crew dove è andato questa settimana. Il 7 giugno siamo andati alla Fabbrica del Vapore, dove c'era la mostra New Craft e abbiamo intervistato Micelli in particolare. Certo, Stefano Micelli, il curatore della mostra, in quella giornata in compagnia di Filippo Berto e di Berto Salotti, dove ci hanno spiegato e fatto vedere cos'è il crow crafting. Non spreco parole perché nel servizio ce lo dice benissimo Stefano. Il servizio. Prima di tutto bisogna organizzare una gita a erba all'opificio Zappa. Quindi questa è la prima cosa da tenere a mente. Quanto al crow crafting, credo che sia un'esperienza straordinaria. Le persone in genere non sanno quanta abilità, quanta passione, quanto saper fare ci vuole per fare un oggetto apparentemente banale come una poltrona. Si rimane incantati a vedere il mix di saper fare, attenzione, disponibilità, anche al dialogo, passione che è necessario per realizzare un oggetto come la poltrona che abbiamo visto questa sera realizzata da Filippo Berto. Grazie ancora al professor Micelli e allora l'aspettiamo qui in opificio Zappa. Beh, noi lasciamo invece Milano e andiamo a Como sul lago, dove il nostro inviato è andato alla parada a Como sabato. Bellissima. Ed è anche riuscito a intercettare uno degli organizzatori. Anzi, andiamo a vederci cosa ha detto i nostri microfoni. Sì, io sono Fabio, sono uno degli organizzatori. La parada di quest'anno è andata veramente molto bene, si è svolta sotto sole fantastico nonostante il preludio traumatico da temporale. Sì, quest'anno, come anche già l'anno scorso, la città ci ha accolto festosa e c'erano a occhio un 600 persone sfilanti e qualche migliaio tra il pubblico. Evento bellissimo che parte dal territorio di Como ma attira gente da ovunque. Beh, e proprio in quell'occasione il nostro Davide è riuscito a intercettare Salvatore Amura e colgo l'occasione per fargli gli auguri, i nostri migliori auguri, e vi ricordo che proprio oggi con una delegazione dello IED e una dell'opificio Zappa sono tutti insieme a Pitti Uomo. Esatto, ma ora spostiamoci da Firenze al nostro amato lago, dove il nostro... Sempre lui, Davide Botti, il nostro inviato. Sempre lui viene a farci un servizio, ci spostiamo dalle montagne al lago, ma guardiamoci. One man, one show. Per la rubrica Ozza Avventura mi trovo niente proprio di meno che in mezzo a una delle meraviglie della nostra Brianza, nonché il lago di Pusiano. Dietro di me c'è il Monte Cornizzolo e oggi è una giornata un po' così. Come sapete, questo giugno non è stato proprio bellissimo, come vi dirà Simone durante la nostra amatissima bomba meteo, ma il lago è molto tranquillo, le paperelle sono serene, i canoisti vanno alla grande oggi e per oggi è tutto. Ciao! Grazie Davide, rimaniamo legati al territorio dove nel parco di Erba, il parco Mainoni, un parco dog friendly, sarà ricco di eventi culturali e non, ahimè, durante tutta l'estate alla luce della presentazione dell'assessore alla cultura del programma eventi estivo. Dall'alto, una chicca ve la regalo io, dall'alto al Licinium sarà anche quest'anno ospitata Miss Italia. E invece torniamo in opificio dove abbiamo appena visto la partita che c'è stata ieri sera e vi invitiamo tutti quanti a vedere la prossima il 22 giugno Italia-Irlanda, non potete mancare. Ma a proposito di calcio e di territorio, vi invito a cogliere l'appello che ha lanciato l'Erbese, andate a vederlo sul sito internet dell'Erbese. E adesso ragazzi, la cosa più importante, bomba meteo. Iniziamo la bomba meteo con Firenze, dove la nostra crew dell'opificio purtroppo oggi è accompagnata dall'acqua. E invece torniamo al nord, dove in Alta Brianza, ai noi, avremo ancora delle bombe d'acqua. Sì, arrivano proprio le bombe d'acqua e andrà male sia ai giardinieri che Greta, in centro erba cosa si potrà fare magari mercoledì sera? Ma sicuramente gli organizzatori dei nostri mercoledì erbesi troveranno una soluzione alternativa. In ogni caso ricordatevi degli ombrelli. Detto questo, alla prossima bomba meteo. Tempo al tempo, tempo di saluti, e questo qui io saluto James Mauri e Chiara Frigerio. Io saluto il fantastico fotografo Edoardo Crippa ed Elisa Emilio della pasticceria Sartori. Ciao amici! Yeah, sì.
14. No, ma abbiamo già detto tempo delle pille. E infatti non l'avrei detto. Cosa vuoi dire? Tempo di merda, tempo di saluti. No. Non ti piace? Tempo. Ce la faccio.